Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione in studio Cristian Panzanaro. Agrigento, 17enne, si uccise dopo violenza di gruppo. Chiuse le indagini, la ragazzina si tolse la vita dopo aver pubblicato uno straziante post su Facebook: questo segreto dentro mi sta divorando. 2 anni prima sarebbe stata costretta da 4 giovani, di cui 2 minorenni, ad avere rapporti sessuali e a filmare le scene. Sulla vicenda di Tiziana Cantone, la 31enne trovata senza vita con un foulard al collo, il 13 settembre 2016 nell'abitazione della madre a Mugnano, nel Napoletano, il GIP ha ordinato nuove indagini. La morte della donna è stata collegata alla diffusione in rete a sua insaputa di video a luci rosse che la ritraevano, ma le circostanze del decesso continuano ad essere poco chiare. Una maxi operazione contro la 'ndrangheta condotta dai carabinieri è scattata nelle prime ore dell'alba in provincia di Cotone contro la cosca locale di Cirò. Circa 150 militari hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capoluogo nei confronti di 31 persone. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, reati in materia di armi e sostanze esplodenti, aggravati dal metodo mafioso. Una coppia di anziani, marito e moglie di 80 anni e lui di 75, sono stati trovati cadaveri questa mattina nella loro abitazione di Castagneto Carducci in provincia di Livorno dai carabinieri. Secondo una delle prime ipotesi investigative, ma il quadro della vicenda sarebbe ancora tutto da ricostruire, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio e suicidio ed essere stato il marito ad aver ucciso la donna per poi togliersi a sua volta la vita. Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Rubiter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizioni per le posizioni minori. I 29 imputati del processo milanese del caso Rubiter. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula perché il fatto non sussiste, hanno riguardato tra gli altri anche Karima El Marug e le giovani ex ospiti delle serate di Arcore. Chiudiamo con il meteo: al nord addensamenti in Liguria con isolate piovigini sulle coste, parzialmente nuvoloso altrove per Foschia, nebbie e nubi basse sulla Val Padana. Temperature in lieve diminuzione, massime tra i 10 e i 14 gradi, al centro nubi basse e qualche nebbia su coste e pianure tirreniche, soleggiato sul versante adriatico. Temperature stazionarie tra i 12 e i 16 gradi al sud, addensamenti irregolari su Sardegna, Campania e Calabria tirrenica, nord e Sicilia, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime tra i 12 e i 15 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione. Rosario Perez in regia. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.